Ciao a tutti, Gilberto, dirò il vostro Andrea Incrementone in un nuovo episodio di Pokémon Light Platinum. Ho una mappa, qualcosa, no? Perfetto, ok. I Pokémon che... Ah, non era un Pokémon, sembrava un Pokémon. Dunque, questo sembra tipo l'amichetto mio. Ma non ci posso andare, mio Dio. Ah, quanta zona morta c'è. Pensano che tutto quanto sia stato creato da Arceus, metto quel ragazzino lì in basso. Ma nessuno l'ha mai visto, a dire il vero. Certo. Quindi è solo una teoria, come il fatto che Dio esiste o no. C'è chi ci crede e c'è chi non ci crede. Oh, questo qui è forte, c'ha tutti quanti Caterpillar 4, eh. Attenzione, attenzione. Sì, ci vorrebbe... Ah, boh, l'ho imparato... Venipede. Venipede è forte. O forse... Dannazione. Già a livello 8, con... 9. Ok. Grande. Ok. Già a livello 10. Mamma mia. Cioè devo già andarmi a curare però. Cioè primo scontro già a livello 10, eh. Sì, posso curarmi in qualche modo i Pokémon. Devo andare al laboratorio della Profi. Ah, Pokéball, dammele prima. Ah, posso metterli qui? No, neanche. Come faccio a curarmelo? Ora ho pozione. Ah, perfetto. Devo usarla subito perché sennò... mi ci schiatta, poro... Poro Squirtle. O Muten. Oddio, che bella animazione. Questa pietra? È normale, ok. Sembra una principiante, combattiamo. Pociana. Vediamo di sbrigarcela. Oddio. Ma non è giusto. Un'altra qua. Porca, vabbè, ma... Cioè, ragazzi, così non va bene, eh. No, no, no. Cioè, ma... Non va bene. Cioè, ma perdo... Ancora prima di iniziare perdo. Guardatelo. È whited out, ma se non posso curarmi i Pokémon... Dovrei essere un pelino più avvantaggiato. E ho scoperto che ha Mumu Milk, oltretutto. Allora, non mi ha paralizzato, già è una buona cosa. Eccolo, eccolo, eccolo. Uno. Aia, dai. Donno. Dai. Grande. Spearow. Mandiamo un attimo lui. Dunque, ragioniamo un attimo. Io nello zaino cosa ho? Mumu Milk e Pietratuono. Non posso curarmi i Pokémon. Perché non c'è un posto per curarseli. Dai, bello, dai che ce la fai, ok. Chi è? PJ? Dovrei riuscire a cavarmela. Perfetto, e anche questa è fatta. Oh, pistola acqua, certo, posso retail whip. Perfetto. Il problema è che se riuscisse ad arrivare senza incontrare altro allenatore sarebbe meglio. Ti stavo guardando, hai visto che sei un'allenatrice? So che a Pokémon piace mangiare le bacche, quindi noi tutti... Ok, ho detto, usa furto su alcuni di questi alberi e avrai delle bacche. Ci manda che posso insegnare furto così a caso. E gli alberi non hanno nessun tipo di bacca, bene. Mi ha detto, questi alberi non hanno bacche. Io, ok. Sembra una buona allenatrice, combattiamo. Boh,
sono paralizzata, non lo so. Ok. Ok. È un andato. È la Madosca. E che roba è? Mio Dio, Muten, fai paura. Quello non mi guarda. Bene. Yumbiduff. Oh, Central City. Allora, questa è la città. Io cercherei un centro Pokémon e poi dopo, se devo combattere ancora contro quel tizio lì che non ho affrontato per la paura, lo affronto, ma un centro Pokémon. Vuol dire che non c'è. Oh, centro Pokémon. Alleluia. Ok, a questo punto dovrei andare a vedere se quell'allenatore vuole sfidarmi. Tu che mi dici? Ok. Dunque, siamo a Central City ora. Questo posto cos'è? Train Station? Sì che voglio un Growlithe. Ah, mi ha dato un Growlithe. Bene. Ok. Non funziona. Ah, Marfany Lake. Bene, qua devo andare io. Perfetto. Non posso usare, cioè, pelle arsa, quindi non posso usare mosse di acqua. Blitz. Ok, Kuj, per questo episodio è tutto. Nel prossimo andremo a parlare col professor Oak e vedremo il da farsi su tutta quanta questa faccenda dei Pokémon leggendari. Bye bye.